via mail. Va bene. Grazie. Quando volete potete Buonasera. Perfetto. cominciare, siamo live. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Questa sera avrò l'onore di fare una chiacchierata con Eva Bredariol, che è un avvocato PhD esperta di reti di imprese. È stata consulente di Confindustria Reti Imprese, ma dal mio punto di vista la cosa più mi piace di Eva è che è un avvocato che riesce a coniugare il concreto del diritto con tutta la tecnologia. Non vorrei togliere altro tempo, quindi chiederei subito a Eva il perché ha scelto questo titolo. Stiamo parlando di reti e digitalizzazioni, reti di imprese e digitalizzazioni. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere presenti questa sera. Allora, mi è stato chiesto, sono stata invitata a parlare di reti, che è il tema di cui mi occupo, e la digitalizzazione in quanto è la dimensione in cui siamo immersi tutti. E quindi capire che vicinanza ci può essere tra questi due fenomeni, se di vicinanza si può parlare o di connessione. Allora, vorrei partire ricordando cosa sono le reti di impresa, innanzitutto, per poi passare alla digitalizzazione di cui ci occuperemo stasera e che non rappresenta un settore. Ecco, questo mi preme anticipare fin da subito. Parlare di reti e digitalizzazione non significa parlare del fenomeno delle reti così come si è manifestato in un settore, cosa che invece mi è successo e mi succede di fare spesso quando mi si chiede le reti nel settore turistico, le reti nell'agroalimentare, le reti nella sanità. No, parlare di reti e digitalizzazione comporta un diverso tipo di approccio. E perché? Perché la digitalizzazione rappresenta un ecosistema di cui poi ci occuperemo, ma intanto vediamo cosa sono le reti. Allora, le reti sono forme di aggregazione tra imprese, ossia più imprese, e quando dico più imprese possono essere da 2 a n imprese, si aggregano collaborando, cooperando in funzione e in relazione a dei programmi comuni di attività, volti a perseguire degli obiettivi strategici condivisi. E questi obiettivi strategici attengono all'incremento della capacità competitiva e della capacità innovativa. Oggi parliamo di un fenomeno che ha mosso i primi passi nel nostro ordinamento e nel nostro tessuto produttivo nel 2010, in quanto la norma è del 2009. Nel 2009, quindi il primo giorno dopo la crisi del 2008, il legislatore italiano, sollecitato dal monito contenuto nello Small Business Act del 2008, ha deciso di introdurre nel proprio ordinamento una forma contrattuale, i contratti di rete appunto, per permettere alle imprese di aggregarsi creando reti. Dal 2009, quindi primo anno di introduzione della norma, ad oggi registriamo l'esistenza di 6.372 reti, con oltre 37.000 imprese aggregate. Ecco, chiederei se possono essere proiettate le slide. Allora, vedete le slide? La nostra segreteria mi proietta le slide, per favore? Qui era Sì, solo. le vedete, grazie, grazie. Allora, questo grafico ci rappresenta l'andamento dei numeri di crescita delle reti in Italia. Come potete notare, è una crescita costante negli anni. Questi sono i dati aggiornati al 3 settembre di quest'anno. E voi vedete, dal 2010, a settembre 2010 avevamo le prime 4 timide reti, oggi siamo 6.372, con 37.080 imprese aggregate in rete. Imprese di che tipo, di che genere, di qualunque tipo, di qualunque dimensione, operanti in qualunque settore, perché elemento particolarmente interessante è il fatto che il fenomeno delle reti interessa imprese di tutti i settori, come
con percentuali diverse, però sostanzialmente tutti i settori. E per lo più, analizzando questi dati, emerge che nel 73 e oltre per cento dei casi un contratto di rete vede coinvolte più imprese che operano in settori differenti. E addirittura un 25% di questi casi sono imprese che appartengono a quattro diversi settori. Pertanto, la rete può presentare carattere monosettoriale o multisettoriale, dipende dal tipo di obiettivo strategico che caratterizza la rete. Perché ricordiamoci, ogni rete è una realtà, una creatura a sé stante, nel senso che non esistono reti una uguale all'altra, e se esistono vuol dire che non sono reti autentiche, reti genuine. In quanto ogni rete nasce per dare risposta, dare una risposta concreta alle esigenze, distanze specifiche, peculiari di quelle imprese che in quel momento decidono di aggregarsi. E io dico sempre che neanche reti costituite tra due reti costituite tra imprese del medesimo settore possono presentare identiche caratteristiche, perché questo significherebbe che in una delle due c'è qualcosa che non è autentico, non è genuino, ma è solo una imitazione, un'emulazione di qualche altra aggregazione. Ora, le reti peraltro trovano diffusione poi in tutto il territorio nazionale, tanto che se vogliamo vedere la distribuzione nell'ambito delle nostre regioni, troviamo reti in ogni regione d'Italia, anche se è difficile poter collocare una rete esclusivamente nell'ambito del territorio di una regione, in quanto spesso la rete può annoverare anche imprese appartenenti a regioni diverse. Pertanto, da sempre si descrive il fenomeno andando a vedere la posizione geografica delle imprese aggregate. E qui svetta in testa alla classifica il Lazio, con oltre 9.000 imprese aggregate in rete, secondo il Veneto con 2.945, poi la Lombardia che storicamente per tanti anni ha detenuto un primato. Certo, questi sono numeri che poi variano in relazione, in funzione anche della sensibilità e delle politiche attive che nei territori regionali vengono promosse per favorire la nascita o la costituzione di reti. Ora, abbiamo detto, le imprese si mettono assieme per realizzare progetti che mirano a far diventare le imprese stesse più competitive e più innovative. E ricordiamoci questo punto, perché l'asset dell'innovazione è un asset fondamentale. Nel contempo, ricordiamoci che oggigiorno parliamo di innovazione e dall'altra sempre dobbiamo tener conto anche del fenomeno della piccola dimensione dell'impresa italiana. Allora, la piccola dimensione dell'impresa italiana, che ha fatto la fortuna del nostro tessuto produttivo alcuni decenni addietro, purtroppo ha iniziato a rappresentare un limite almeno negli ultimi due decenni. Cioè, quando la dimensione dell'economia si è aperta oltre confine non solo nazionale, non solo europeo, ma ben oltre, la dimensione piccola dell'impresa italiana, che da un lato conferisce snellezza, duttilità, elasticità, dall'altro rappresenta un limite. Ed è proprio per rispondere a questa caratteristica limitante propria dell'impresa italiana, ricordiamo che oltre il 95% delle imprese italiane annoverano meno di 10 dipendenti. Quindi, se poi utilizziamo le categorie della piccola e media impresa, il 99% delle imprese italiane sono piccole e medie imprese, PMI. Allora, bello essere piccoli perché si è snelli, però non basta. Abbiamo bisogno di guadagnare forza senza fondersi, restando comunque autonomi e indipendenti, e quindi l'unica soluzione è l'alleanza, appunto fare rete. Ricordiamoci peraltro che questa soluzione rappresenta ad oggi ancora un unicum nel panorama giuridico non solo europeo, ma anche oltre europeo.
nel senso che ad oggi solo l'Italia ha introdotto una fattispecie giuridica ad hoc per le reti d'impresa. Pertanto, questo è un fenomeno che abbiamo visto sta crescendo, i numeri sono di costante e continua crescita, peraltro mi piace dire che si sono create reti anche durante il periodo del lockdown, quindi con numeri magari un po' più ridotti, però anche in quella fase più difficile sono sorte reti. Elemento particolarmente significativo è il fatto che le reti, stando a delle analisi che si sono condotte da parte di Istat, il Centro Studi Confindustria, presentati nel novembre 2017, si è condotta un'analisi controfattuale tra imprese aggregate in rete e imprese non in rete, ma di stesse dimensioni e operanti negli stessi settori. Da questa analisi dei bilanci delle imprese sono emersi questi risultati, ossia, mediamente, dopo un anno di aggregazione in rete, le imprese in rete registrano un incremento occupazionale medio del più 5% rispetto alle imprese non in rete, per arrivare al più 8% il secondo anno e addirittura al più 11% dopo 3 anni. E andando a vedere il parametro del fatturato, il fatturato dopo il primo anno per le imprese aggregate in rete registra un aumento del 7,4%, arrivando addirittura al 14,4% dopo 3 anni. Quindi penso che questi numeri possano bastare per far capire quanto il fenomeno sia effettivamente potente ed efficace. Se io ne parlo con tanto interesse, non è solo perché è l'argomento di cui mi occupo tutti i giorni da 11 anni a questa parte, a cui ho dedicato tutte le mie attenzioni dal punto di vista scientifico e professionale, ma anche perché i risultati li vedo, le soddisfazioni tornano, le reti a cui ho avuto la fortuna di contribuire nel farle nascere hanno registrato e continuano a registrare ottimi risultati. Ora, quindi, queste sono le reti. Piccola ulteriore considerazione. Vi ho detto, fanno rete imprese di tutti i settori, di qualunque dimensione. Farete il piccolo negoziante come farete la Fiat. E ci si può anche chiedere come ciò sia possibile. Cioè, com'è possibile che il contratto di rete sia uno strumento così trasversale, così universalmente utile, tanto da poter essere adottato nei settori più disparati e a prescindere dalle dimensioni. Questa è una domanda che è legittimo porsi e io me la sono posta fin dai primissimi tempi, perché sostanzialmente lavorando con le imprese, con la contrattualistica, so che generalmente alcuni contratti tendono ad essere più appannaggio di determinati settori, mentre il contratto di rete sembra sfuggire a questa regola. Contratto di rete va bene a tutti, pare uno strumento magico, una panacea per tutti i mali. Allora, dalle considerazioni che ho potuto svolgere, sostanzialmente le imprese sono delle macchine il cui funzionamento comporta il movimento e la messa in funzione di alcuni ingranaggi. E gli ingranaggi nella macchina impresa sono sostanzialmente sempre 3. L'ingranaggio della produzione, perché un'impresa è tale nella misura in cui produce un bene o un servizio. E questa è una definizione che vale per tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione del settore. Poi l'impresa non solo produce, ma l'impresa immette nel mercato. L'impresa non produce per se stessa, per l'autoconsumo, ma l'impresa produce per immettere nel mercato il bene o il servizio. Poi, l'impresa quindi produce ed eroga, e nel contempo, per poter produrre, necessita di approvvigionarsi dal mercato di beni, servizi, utility. Pertanto, l'impresa occupa anche una posizione passiva nel mercato. Ecco che, con il contratto di rete, le imprese possono decidere di aggregarsi per diventare più competitive, intervenendo lungo ciascuna di queste 3 direttrici, ossia, possiamo metterci in rete per produrre di più, produrre meglio e quindi innovare il prodotto, oppure possiamo metterci in rete per potenziare la nostra presenza commerciale, la nostra capacità commerciale, ci mettiamo in rete per arrivare in nuovi mercati.
ancora ci mettiamo in rete per potenziare la cosiddetta posizione contrattuale, ossia quella capacità di approvvigionarsi dal mercato alle migliori condizioni possibili di materie prime, beni, utilità, eccetera, secondo le logiche dell'economia di scala. Allora capite che ci si può mettere in rete per, muovendosi lungo ciascuna di queste direttrici o più di una. Mettiamoci assieme per realizzare un prodotto nuovo e trovare anche nuovi mercati dove approdare e ottenere migliori condizioni nei servizi che ci servono. Quindi queste sono le caratteristiche proprio basilari, essenziali della fattispecie reti e contratti di rete. Non vado oltre, potrei parlare molto più a lungo, ma credo che questo possa bastare per avere un concetto abbastanza concetto minimo per poi capire come questo fenomeno possa coniugarsi con la digitalizzazione. Appunto digitalizzazione che, come ho detto prima, non è un settore, cioè io oggi non parlerò tanto delle reti nel settore delle imprese digitali, o meglio, questo dato lo conosco, so che ad oggi le imprese con codice Ateco che attengono al mondo dell'informatica, aggregate in rete, sono circa 400. Bene, non più tardi di questa mattina un imprenditore del mondo informatico mi ha contattato proprio per parlarmi di un'idea di rete in cui, aggregandosi con altri partner, vogliono realizzare un certo prodotto. E va bene, e questo sappiamo che esiste, può esistere. Ma quello che interessa e credo possa essere oggetto di maggiore interesse stasera nel nostro dialogo è quello di capire come le reti, fenomeni aggregativi tra imprese, possano incontrare e sposare il fenomeno della digitalizzazione intesa come dimensione, come ecosistema. Ti ho interrotto. No, prego. Volevo sapere appunto tu cosa intendi per digitalizzazione come ecosistema. Ce ne hai parlato, ci puoi spiegare un po' meglio? Certo, sicuramente. Grazie Fabio. Allora, il digitale, per usare le parole di Luciano Floridi, non è un tema di comunicazione, bensì il digitale crea ambienti. Ossia, il concetto di smartness esce dal singolo oggetto e diviene dimensione di sistema. Diviene dimensione in cui siamo immersi. Non a caso parliamo di smart working, smart living, smart city. E allora, basti, prendiamo un esempio, uno su tutti. Quando siamo passati dall'uso del cellulare agli smartphone, non abbiamo assistito solo a una implementazione funzionale, cioè siamo passati a utilizzare uno strumento con più funzioni. No, sarebbe riduttivo leggerlo così, perché in realtà abbiamo assistito a un cambiamento di senso rispetto alla funzione stessa. È curioso che di recente, almeno a me è capitato di vedere una volta una pubblicità, in cui ci ricordano che con l'iPhone si può anche telefonare, anche. Cioè la funzione per la quale è nato il telefono, che è la funzione di permetterci di comunicare via voce, è diventata un di cui. Perché lo smartphone ha inciso sul senso stesso del telefono. Quindi la digitalizzazione, intesa come trasformazione digitale, incide sul senso delle cose, sulla percezione di valore che le cose assumono da parte delle persone. Nel momento in cui si passa da un approccio analogico alla logica invece digitale, la digitalizzazione comporta la possibilità di ripensare il processo in questione. E questo è un passaggio estremamente importante e delicato su cui poi torneremo. Quindi il passaggio dall'analogico al digitale comporta un ripensamento dei processi. E tant'è vero che poi questo ripensare i processi, quindi questo passare dall'analogico materiale all'algoritmo,
comporta molto spesso, porta con sé, implica un maggior un rapporto di aumento del rapporto efficacia-efficienza. Ovviamente la digitalizzazione è un'attività che passa inevitabilmente attraverso il ricorso all'automazione e alla reingegnerizzazione, cioè siamo nell'ambito dell'innovazione, delle nuove tecnologie. E in questo dobbiamo ricordarci che l'impresa è creatura viva. In quanto tale, regge alle sfide competitive se le scelte strategiche che l'imprenditore è tenuto a compiere sanno tenere insieme le buone pratiche e dall'altro però anche le nuove dimensioni culturali. Quindi serve questo connubio, le buone pratiche, ma dall'altro le nuove dimensioni culturali. E perché dico questo? Dico questo proprio perché ho in mente un caso di una rete molto bella che ho aiutato a costruire nel 2014. In quel caso, in un settore di estrema eccellente, il settore del calzaturiero eccellente per la capacità artigianale della manovalanza, la capacità artigianale di lavorare la pelle, confezionando le calzature che diventano poi gli oggetti dell'alta moda. Però questo è un settore famoso per questa capacità, cioè nonostante gli imprenditori si sono resi conto che questa capacità artigianale manuale doveva inevitabilmente essere trasferita in un processo digitale. Non ci si poteva più sottrarre. E quindi la rete è stata costituita proprio per permettere la trasformazione, o meglio, per riuscire a coniugare le buone pratiche, quell'esperienza tradizionale fatta di artigianalità e manualità, trasformarla e portarla sul digitale. Questo ha comportato un notevole ripensamento dei processi. Quindi, è sì la tecnologia uno strumento, ma è nel contempo soprattutto un attore che genera processi di cambiamento, tanto che la tecnologia digitale incide, può incidere sul prodotto, possiamo parlare di cambiamento di processo, di innovazione di prodotto, può incidere nel processo, può incidere nel mercato o può incidere nell'organizzazione. E devo dire che esempi di reti che ho avuto modo di costruire, di seguire, di conoscere, mi hanno dato testimonianza di tutte queste diverse declinazioni del concetto di trasformazione e di cambiamento. Indubbiamente la digitalizzazione è uno dei più forti e potenti driver di innovazione, per cui le reti che nascono per far crescere la capacità innovativa delle imprese necessariamente hanno a che fare con il tema del digitale. Quindi spero di essere riuscita a spiegare cosa intendo per digitalizzazione come ecosistema. Assolutamente sì, però ecco, in particolare ci puoi spiegare la connessione secondo te tra questi due termini, tra rete e digitalizzazione? Certo, sì. Allora, abbiamo detto la digitalizzazione, cioè abbiamo detto, ricordiamoci che la digitalizzazione è oggi uno degli asset delle manovre di politica industriali che attendono il nostro paese. Ce lo sta dicendo l'Europa, ce ne stiamo rendendo conto e ormai in tutti i documenti ufficiali di questi ultimi mesi la digitalizzazione occupa un ruolo centrale. Nel contempo però dobbiamo anche fare i conti sempre con la piccola dimensione dell'impresa italiana. Quindi abbiamo due istanze, digitalizzare e in qualche modo superare o comunque riuscire ad operare nonostante la piccola dimensione. E allora capite come reti e digitalizzazione convergono verso un punto comune. E io, pensando a questa convergenza, sostanzialmente individuo tre tipologie di ipotesi o di casistiche. La prima, può forse sembrare la più facile, consiste nel fatto che la digitalizzazione, quale asset da adottare, spesso
non è a disposizione, o meglio, è difficile difficilmente può conseguirla la singola impresa. Pertanto, le imprese decidono di aggregarsi proprio per scontare economie di scala. Quindi immaginiamo, è un caso successo realmente, le imprese si aggregano per acquistare assieme la stampante 3D. È un investimento importante che la singola impresa da sola non sarebbe in grado di sostenere, sostiene quindi l'investimento condividendolo con altre imprese. O ancora, altri casi di rete nel settore agricolo dove più imprese decidono di aggregarsi per adottare nuove tecnologie particolarmente innovative nella raccolta e gestione dei dati agronomici, nell'impiego di nuove tecnologie per monitorare la condizione dei terreni, poterli controllare e gestire nella maniera più efficiente e più efficace. Quindi tutte soluzioni che, in quanto fortemente innovative e di alta tecnologia, presentano magari costi ancora poco abbordabili per la singola impresa e quindi vengono scalati dall'aggregazione. E quindi questa è la prima categoria di esempi di reti e digitalizzazione. Le imprese si aggregano per fare digitalizzazione. Poi l'esperienza professionale mi ha portato ad incontrare, a seguire casi invece in cui non c'è bisogno dell'aggregazione per conseguire l'innovazione. L'innovazione è già in capo a una singola impresa. Una singola impresa di medie dimensioni che dispone di tecnologie molto avanzate nel proprio settore. Tecnologie talmente avanzate che ha interesse a poterle impiegare e diffondere in maniera capillare su un ampio territorio. Su un territorio quindi che oltrepassa, travalica la propria capacità, la capacità della propria organizzazione di raggiungerlo e di presidiarlo. Pertanto decide di condividere, distribuire questa tecnologia avvalendosi di un'aggregazione con altre imprese. Così da mettere a disposizione la tecnologia di più imprese che possano arrivare in maniera capillare sul territorio. Quindi questa è un'altra modalità o un altro impiego che si può fare delle reti abbinate, combinate con la digitalizzazione, con la tecnologia più avanzata, con soluzioni più innovative. E poi arriviamo invece a una terza tipologia di casi, ed è quella forse più che esce dagli schemi, nel senso, abbiamo detto, i contratti di rete nascono perché le imprese aggregandosi possano diventare più innovative. Bene, per la serie, prima del contratto di rete le imprese stanno ognuna per conto proprio ed è solo grazie alla rete che si aggregano. Ora invece, in questa terza ipotesi cambiamo prospettiva. Ed è come se i miei amati contratti di rete andassero incontro a una sorta di eterogenesi dei fini. Ossia, quando abbiamo detto che la digitalizzazione comporta un ripensamento dei processi, o meglio, rappresenta un varco verso il ripensamento dei processi. I processi però, per loro natura, sono, e dato il tessuto peculiare dell'economia italiana, riguardano difficilmente la singola impresa, ma molto più facilmente una pluralità di imprese, cioè una filiera, cioè un insieme collegato di imprese, le cui competenze sommate, la cui attività sommata ci porta al prodotto finito. E allora, abbiamo una filiera, e quindi abbiamo già che di fatto delle imprese collaborano, di fatto. Quando la filiera vuole adottare soluzioni digitali, quindi innovare con la trasformazione digitale, in questo caso la rete può rappresentare lo strumento atto a gestire proprio questo processo innovativo in seno alla filiera. E quindi adottare il contratto di rete come regolamento per gestire quella innovazione tecnologica, digitale, di cui la filiera vuole dotarsi.
Quindi capite, in questo caso le imprese di fatto già collaborano da tanti anni. Però quando è il momento di affrontare la trasformazione digitale, che in quanto tale comporta un ripensamento del processo e quindi un ridisegnare il processo, un cambiamento, per governare questo cambiamento può tornarci molto, molto utile il contratto di rete. Eva, sei stata molto chiara, però ci potresti anche raccontare magari un caso concreto, senza violare ovviamente, però sì, un caso concreto allora, che hai avuto. Certo, molto volentieri, anche perché questo caso concreto ci ha visto cooperare in rete. Mm. Dunque, in merito alla tecnologia, un paio d'anni fa, anche più, mi capitò di, vi racconto l'aneddoto così da farvi capire bene, mi capitò di andare ad un convegno per sentir parlare di blockchain. E sostanzialmente la blockchain possiamo scriverla tra le tecnologie innovative, massimamente innovative, insomma il digitale. Io vado ad ascoltare questo convegno sulla blockchain e assisto alla testimonianza di un'impresa informatica che racconta di aver tracciato e mappato tramite blockchain tutta una produzione vitivinicola, quindi dalla vigna alla bottiglia, tutti i dati del processo di elaborazione di produzione sono stati inseriti in blockchain, al punto che poi sulla bottiglia compare un QR code che il consumatore può visionare, può leggere con un lettore di QR code e quindi conoscere tutta la storia del vino contenuto nella bottiglia. Bene, io ascolto questa testimonianza con vivo interesse e comincio a pensare, dico, ma va bene, in questo caso questa società informatica ci ha raccontato la sua esperienza in cui l'impresa coinvolta era una e una sola impresa che copriva tutto il processo produttivo, dalla vigna alla bottiglia. Spesso però, soprattutto nel settore agroalimentare, le filiere non sono, cioè esiste la filiera proprio, quindi tanti attori. La filiera è una catena composta di tanti anelli e quindi non c'è una sola impresa, c'è una pluralità di imprese che collaborano, cooperano per arrivare al prodotto finale. In quel caso mi chiedo, va bene, se dovesse una filiera decidere di adottare la blockchain, come possono gestire questo progetto stringendosi la mano e dicendosi vabbè, da domani adottiamo la tecnologia, facciamoci creare la piattaforma dagli esperti e cominciamo a inserire dati. Qualche dubbio mi sorgerebbe circa la tenuta di un eventuale accordo, semplice gentleman agreement. E lì a me è sorta l'idea che il contratto di rete poteva essere proprio lo strumento giuridico utile per poter gestire un progetto di questo tipo. Ne parlai proprio con Fabio, e Fabio fu molto bravo perché a distanza di poche settimane individuò un primo caso di potenziale applicazione di questa mia soluzione, ossia in una filiera del pomodoro in Puglia. E dei produttori e dei trasformatori del pomodoro volevano, per distinguersi dal resto dell'ambiente del settore, poter raccontare ai consumatori che il loro prodotto era un prodotto genuino, autentico, vero, innanzitutto prodotto fatto in Italia, fatto rispettando determinati standard e rispettando anche dei principi etici, pertanto a loro era stato consigliato di adottare la blockchain proprio per inserire tutti i dati che raccontano la storia del loro prodotto. Questa filiera aveva deciso di intraprendere questo progetto e noi abbiamo suggerito loro di adottare il contratto di rete come strumento per gestirlo il progetto. Perché? Allora, innanzitutto ogni progetto necessita di una governance. La tecnologia in questo non aiuta, la tecnologia non ti fornisce strumenti di governance. La tecnologia funziona per se stessa, ma non ti dice chi deve fare o chi deve controllare. Con il contratto di rete invece le parti stabiliscono chi debba fare cosa, a quali standard ci si debba adeguare, quali impegni, quali vincoli si debbano rispettare per fare in modo che
per fare in modo che quel dato che viene inserito, caricato nella blockchain, sia un dato veritiero. Perché questo è un altro limite della tecnologia blockchain. Noi sappiamo che la blockchain ci dà la certezza del dato caricato, cioè ci dice che quel giorno, a quell'ora, quel dato è stato inserito e quel dato non sarà più modificabile. Tuttavia, che quel dato sia vero, sia corrisponda alla realtà, la blockchain non ce lo può dire, perché il dato si produce off-chain, si produce fuori dalla catena dei blocchi. E allora la rete svolge proprio questa funzione importantissima, perché diventa presidio di controllo, di verifica della bontà, della veridicità del dato. In quel caso le imprese ovviamente avevano deciso di adottare tutti i medesimi standard qualitativi. Pertanto una certa certificazione di qualità comporta l'intervento, la supervisione, il controllo da parte degli enti certificatori. Bene, e così è stato. Ma non solo, perché la rete stessa al proprio interno ha creato degli organi deputati a controllare che i dati caricati dagli imprenditori agricoli e dal trasformatore in merito ai processi di produzione e trasformazione del prodotto fossero conformi a verità, conformi a realtà. Quindi la rete è diventata strumento per governare il progetto, strumento di presidio interno, baluardo di veridicità del dato. Peraltro questa rete, che ha deciso di adottare questa tecnologia innovativa, ha visto gli imprenditori dover affrontare quel ripensamento dei processi, ossia i dati come venivano raccolti? Venivano raccolti tramite il quaderno di campagna. Quaderno di campagna che storicamente era un documento cartaceo, solitamente poi compilato a fine stagione. Invece no. Partecipare al progetto di tracciabilità della filiera di del processo di produzione in filiera di quel determinato prodotto comportava, richiedeva che il dato fosse caricato in tempo reale e quindi non a fine stagione, ma giorno per giorno, tramite la compilazione elettronica del quaderno di campagna. Quindi capite come il processo di gestione del dato è stato indubbiamente cambiato, rivoluzionato. E poi ricordiamoci che la tecnologia in quanto tale, cioè il codice di programmazione, non corrisponde o non ha una corrispondenza con il codice delle leggi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sì, adottiamo una tecnologia, la tecnologia funziona o non funziona, ma la tecnologia non mi estromette o non mi esclude se io non mi comporto in maniera corretta. E allora, come possiamo intervenire o come possiamo gestire un eventuale inadempimento o non osservanza degli impegni assunti da parte degli attori della filiera? Se il coltivatore che deve impegnarsi a produrre secondo certi standard di qualità non lo fa, non è la blockchain che lo esclude. La blockchain questo non fa, questo non pensa, il codice di programmazione non pensa a questo. È con il contratto di rete che noi stabiliamo dei paletti e diciamo bene, fin tanto che ti comporterai rispettando gli standard condivisi con la rete, continuerai ad essere parte di questo progetto e quindi i tuoi dati verranno conferiti nella blockchain. Diversamente, nel momento in cui ti riveli essere inadempiente, quindi non rispetti gli standard, non rispetti gli impegni, sarai escluso dal progetto, come escludendoti dalla rete, quindi i tuoi dati non conferiranno più nella blockchain. Il tuo prodotto non farà più parte di questo progetto. Quindi capite che il contratto di rete, inteso come modello, paradigma con cui gestire l'adozione di soluzioni digitali, si è rivelato in questo caso uno strumento particolarmente utile e multifunzionale, direi, cioè ha svelato di poter operare lungo più direzioni e da un lato mi ha gestito la governance, dall'altro mi ha permesso di creare dei meccanismi di controllo per garantire l'autenticità del dato,
dell'altro ancora funzionando da sentinella in caso di inadempimento. Quindi questa esperienza che abbiamo fatto mi ha dato conferma ulteriore di quello che avevo già intuito subito sentendo parlare di blockchain applicata alla tracciabilità alimentare. L'esperienza concreta, l'esperienza vissuta mi ha dato conferma di quanto già delle intuizioni iniziali. Quindi secondo te la digitalizzazione è stata importante in questa rete? Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto che oggigiorno i casi di tracciabilità con queste tecnologie stanno moltiplicando. Io sto solo aspettando che si rendano conto che lì dove il processo non è un processo del singolo, ma è un processo che investe la filiera, si rende necessaria l'adozione di un qualche strumento giuridico contrattuale per gestire questo processo. Non può essere lasciato alla mera dinamica fattuale, non può essere. Perfetto, quindi possiamo anche dire che la rete può portare dal codice al codice. Sicuramente dal codice di programmazione al codice delle leggi, chiamiamolo così, insomma, sì, assolutamente. Okay. Permette di fare questo salto, questo passaggio. Perfetto, io credo che abbiamo affrontato un po' tutto quello che volevamo affrontare questa sera. Non so se ci sono domande, se qualcuno ha interventi, ha bisogno di chiarimenti. Nessuno ci fa vivo. Tutto chiaro? Aspetta, però mi metterei. Nessuno? No, io ho domande. Vai Claudia, prego. Claudia, aspetta che ti vedo. No, per carità, mi devo togliere gli occhiali se mi devi vedere. Aspetta, come faccio? Aspetta, eccoti. Però non so, io non mi vedo, vabbè. Ciao Claudia. Ciao Claudia, benvenuta. Grazie. No, sicuramente molto interessante il follow-up pratico, no? Quindi chiederei magari di avere più informazioni sul tipo di reti in concreto che si sono realizzate. Cioè, Eva ci ha parlato delle tre tipologie, no? Dell'aggregazione per l'economia di scala, dell'impresa tech che vuole effettuare una sorta di trasferimento di tecnologia in modo da essere più efficiente a sua volta, e poi l'ipotesi filiera. Ma nel campo della manifattura, per esempio, quali sono gli esempi più tipici che l'esperienza ha raccolto? Gli esempi più tipici di reti per la digitalizzazione? No, nel settore della manifattura, no? Abbiamo visto che il primo settore in cui ci sono queste reti, come quantità di imprese che operano in rete. Sì. Gli esempi più frequenti per cui ci si mette in rete in quel settore, quali sono? Infinito, l'universo mondo, nella maniera più assoluta. Io ho scoperto mondi, settori che neanche immaginavo esistessero, quindi si va dall'automotive all'agroalimentare, alla sanità, alla produzione biomedicale, alle telecomunicazioni, all'edilizia, molto forte anche il settore dell'edilizia, quindi veramente è poliedrico il fenomeno. Posso dire questo, il fenomeno delle reti, all'inizio quel grafico che avete visto nella seconda slide dove descrivo i settori con le percentuali, un tempo lo rappresentavo con la torta, e in quella torta ai primi anni era predominante il ruolo del manifatturiero, cioè copriva oltre il 40% delle imprese. Poi negli anni si è andato riducendo, ma in realtà non si è ridotto il manifatturiero, è che sono cresciuti tutti gli altri settori, perché piano piano ha preso piede il fenomeno in tutti i settori, i servizi, il commercio, quindi veramente dappertutto. Abbiamo esempi non che voglio andare a cercare la patologia, però ci sono esempi di
qualche volta qualcosa è andato storto? Sì, purtroppo sì, talvolta sì, talvolta sì. Infatti io il monito che lancio sempre agli imprenditori è proprio questo, dico: signori, guardate che perché la rete funzioni non basta aver scritto e sottoscritto il contratto. Il contratto è solo un momento zero, chiamiamolo, ma neanche uno dei momenti iniziali della rete. Anche il miglior contratto, se non viene concretamente attuato dalle imprese, non serve a nulla, resta lettera morta. Quindi talvolta l'errore o comunque l'insuccesso è dovuto al fatto che non c'è una volontà seria, reale, concreta di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Anche perché io dico sempre, quando si arriva alla scrittura del contratto, bisogna prima aver maturato tutto un processo di elaborazione dell'idea della rete, aver capito chiaramente chi vuole fare cosa, come ci muoviamo, a chi compete fare una cosa piuttosto che l'altra, capire attentamente quali sono le dinamiche nelle relazioni tra le parti aggregate e come decidiamo di svilupparle e portarle avanti. Questo è fondamentale. Invece talvolta non nascondo che a me è capitato di incontrare dei casi di rete meravigliose e l'ho capito subito dal momento iniziale. Perché? Perché incontravo imprenditori che avevano in mano un business plan molto serio. Cioè l'idea l'avevano ben maturata, avevano già elaborato tutta la progettazione di come sviluppare la rete. Pertanto a me come avvocato veniva chiesto di confezionare le clausole contrattuali più adatte al caso loro. Bene, diversamente altre volte mi è successo e qualche volta mi sono rifiutata di incontrare imprenditori che credevano che perché io sono l'esperta di reti io potessi sostituirmi loro e quindi dare io a loro il contenuto del loro contratto. Cioè decidere io, scegliere io che cosa avrebbero potuto fare assieme. Ma non può essere così, perché io non costruisco frigoriferi, non vendo prodotti all'estero, non creo software. Cioè, io vi aiuto a articolare nel miglior modo le clausole che servono per gestire il rapporto tra di voi, imprenditori aggregati in rete. E quindi in qualche caso mi è capitato di fermarmi e dire: no signori, prima dovete pensarci bene, cioè mettete a terra un'idea progettuale concreta, dopodiché ragioneremo su come scrivere il contratto. Per cui vediamo in qualche caso reti che nascono su dei contratti magari copia e incolla, perché purtroppo teniamo conto che il contratto di rete è un documento che si può scaricare dal registro imprese, cioè tutti i contratti vengono iscritti al registro imprese. Pertanto, con una semplice visura ci si può scaricare tutti i testi dei contratti pagando i diritti camerali. Capite che così è presto fatto che qualcuno possa scaricarsi un contratto e dire: ah beh, me lo scrivo sulla falsa riga. A parte il fatto che le reti per funzionare devono essere proprio abiti sartoriali, fatti su misura di quelle specifiche imprese. Però dico, questo fatto, copiare, scaricare da qualche parte, trovare in internet dei facsimile, crearsi un contratto e firmarlo pure, ma se il contratto non è sostenuto da un'idea concreta e seria, non serve a nulla. Ma l'ultima domanda, che con una riflessione poi mi taccio. Avete detto giustamente che l'innovazione, la digitalizzazione, cioè la digitalizzazione può essere driver di innovazione, ma rispetto alla rete non è che magari possiamo capovolgere l'impostazione, cioè la rete potrebbe essere driver di digitalizzazione. Sì, talvolta cioè, lo è, talvolta lo è. Cioè nel senso, no, forse potrebbe, no, nel senso, ho fatto un match tra l'esigenza attuale di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, sì, cioè anche quelle che non pensano alla rete in questo, sì, momento, no? Sì. E invece uno strumento giuridico già disponibile che in qualche modo potrebbe garantire loro una digital transformation più economica, no? Se sì, infatti, insieme. È quello, cioè, che dicevo prima. È il primo caso, cioè quando le imprese si mettono in rete proprio per raggiungere quegli obiettivi di digitalizzazione che da sole non sarebbero in grado di conseguire perché non hanno le risorse e le energie.
dall'esempio banale delle imprese 3D, che vogliono acquistare la stampante 3D, alle imprese agricole che vogliono le tecnologie più avanzate per la gestione dei dati agronomici, eccetera. Sì, sì, questo sì, assolutamente. Certo, sì. Devono condividere i dati, però. A questo proposito, c'è un bando aperto, o meglio, non ancora aperto, ma il decreto crescita dello scorso anno, del 2019, prevedeva delle misure con dei bandi ministeriali a favore proprio della trasformazione digitale, e tra i soggetti ammessi a concorrere ci sono contemplate anche le reti. Quest'anno a luglio sono usciti i decreti attuativi, adesso sono anche in attesa di capire quando partiranno i bandi, però abbiamo fatto un passetto più in avanti. Sì. Perché c'è la consapevolezza che la digitalizzazione è un asset importante, però talvolta la piccola impresa, per le dimensioni che ha, può non riuscire a conseguirla da sola. Questo è interessante, questa, diciamo, notizia dei bandi, no? Voglio dire. Sì. Grazie. Sto monitorando la situazione, appena si saprà qualcosa di più concreto. Ci è voluto solo un anno dal decreto che prevedeva la misura ai decreti attuativi, ma vabbè, sappiamo che è solo causa del Covid. Sì. Che avrebbe dovuto accelerare dei lavori, diciamo. No, in realtà quei decreti attuativi devono uscire sempre entro i famosi 60 giorni. Grazie. No, il problema è sempre quando. Sempre allora, da quando. Non so. Esatto, non so se tu vedi la chat, c'è un intervento di Simone, non... Simone. Vediamo. Sticelli. È interessante questo discorso, sì, applicato per raffinare il pomodoro. Il problema di una tecnologia così evoluta. Il problema della trasparenza, di quanto poi i retisti possano essere attenti alla trasparenza e come in certo qual modo obbligarli a tenere questa trasparenza. Un po' l'hai detto, però forse... Quando lui dice... Scusa, aspetta, scusa che sto cercando di capire. Innovazione sì, ma fino a un certo punto, altrimenti il prodotto estero non lo venderebbero più. Tecnologia trova faccia, anche il problema di social responsibility, sì, fate uno dei tanti. Ma siamo sicuri che le aziende che si mettono in rete vogliono tutte queste regole di trasparenza? Beh, allora, in quel caso concreto... Ricordiamo che lì c'era un chiarissimo intento e esigenza di trasparenza proprio per distinguersi purtroppo dal resto del settore, che sconta una fama non buona. Parliamo del pomodoro in Puglia. Quindi c'era una volontà chiarissima da parte degli imprenditori di dire: noi vogliamo distinguerci, noi vogliamo dimostrare che siamo altri e diversi rispetto ai nostri colleghi che si sono purtroppo resi famosi in tutta Italia per condotte non etiche e non virtuose. Quindi in quel caso, poi va detta un'altra cosa, oggigiorno come sempre è il mercato che chiede e che impone le istanze di mondo al mercato, sono i consumatori che chiedono di essere sempre più resi edotti di che cosa consumano. Quindi se l'impresa vuole stare nel mercato deve riuscire a rispondere a questa esigenza. Simone? Sì, tenendo conto, se posso un attimo, che con l'esperienza che abbiamo avuto, la GDO è quella che poi cerca di porre difficoltà a queste esigenze di trasparenza, perché il mercato ha delle modalità diverse. Quindi chi cerca di certificare questa trasparenza e portare sul mercato un prodotto diverso ha delle difficoltà. Tant'è vero che, per esempio, nel caso di cui parlava Eva, alla fine il trasformatore si era trovato prima un trasformatore che lavorava molto con la GDO, poi si è andati su un trasformatore più piccolino che aveva delle nicchie di mercato dove la trasparenza veniva apprezzata dai consumatori. È un po' questo, no? Perché... Posso? Sì. Buonasera, grazie Avvocato della relazione molto chiara. Volevo portare due piccole riflessioni. La prima è che ho sentito parlare molto di tecnologie nella rete, però sicuramente un fattore determinante è anche quello delle competenze. Io ho letto delle sue memorie, dei suoi articoli, dove
appunto parlava anche della potenzialità della rete in termini di gestione delle risorse umane, e questo sì, potrebbe essere un elemento significativo. Il secondo, su questo tema della trasparenza, sicuramente il tema è molto delicato, però teniamo conto che il Made in Italy ha un forte attacco a livello internazionale proprio sotto il profilo della tracciabilità. Quindi nella lotta alla contraffazione sicuramente gli strumenti di cui lei ha parlato potrebbero essere estremamente utili, specialmente per le imprese più piccole, che possono essere facilitate per esempio ad aderire a protocolli di consorzi di tutela e così via, e questo a tutela dei marchi sui mercati internazionali. Mi viene in mente il caso tipico del parmigiano o dei prodotti lattiero caseari, dove questo tema è sentitissimo. Grazie. Parto dalla prima sollecitazione. Sì, io non mi sono addentrata molto sui profili che caratterizzano le reti, però giustamente di questo non si può tacere. Ricordiamoci che fare rete significa condividere cosa? Condividere degli obiettivi strategici, e per fare questo quindi si collabora, si coopera, ma la condivisione si deve poi tradurre in cosa? Non è solo un condividere idee, progetti, obiettivi, risorse in senso finanziario, economico, cioè mettiamo assieme risorse per, ma anche le risorse umane, perché le imprese sono fatte dalle risorse umane, quindi la condivisione del personale. A tal proposito, la disciplina dei contratti di rete è stata corredata negli anni anche da tutto un insieme di norme e misure proprio per permettere questa condivisione delle risorse umane. E mi riferisco alla disciplina del distacco agevolato del personale e della codatorialità. Bene, quindi tra imprese aggregate in rete risulta più facile poter condividere anche il personale e le risorse umane. Ed ecco quindi che anche quella esigenza fortissima, come diceva il dottor Dalvia, di accompagnare la trasformazione digitale con adeguate competenze, diversamente non si può fare. Cioè la trasformazione digitale richiede sapersi muovere su quel terreno, e quindi competenze ad hoc, competenze che possono anche quelle essere condivise in rete, essere oggetto della condivisione. Quindi possiamo avere un innovation manager che lavora per tutte le imprese della rete, a disposizione di tutta la filiera, di tutte le imprese aggregate in rete. E ringrazio il dottor Dalvia per questa sollecitazione. E poi convengo pienamente che oggigiorno il tema della tracciabilità, che permette la trasparenza, la conoscibilità, sia quanto mai un valore importante per un mercato come il nostro, che si deve riuscire a farsi spazio, o meglio mantenere lo spazio che ha, in nome del valore dei propri prodotti. Io penso, spero di aver risposto in maniera soddisfacente alle sollecitazioni. Grazie. Sì, credo che a questo punto, se non ci sono altre domande, siamo stati nell'ora. Eva sì, è stata bravissima a chiarire tutti i nostri dubbi, a spiegarci soprattutto un po' che cosa sono queste reti e come si coniugano con la digitalizzazione. Quindi io, se non ci sono altre domande, vi ringrazierei tutti e vi darei appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti per averci seguito e ascoltato. Buonasera grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera.